L'evento è stato realizzato proprio per cercare innanzitutto di rivitalizzare una via che è un asse portante della città e della storia della città, nel senso che adesso è diventata un po' via di comunicazione, ma l'asse Ponte Molino Piazza dei Signori ha sicuramente una sua rilevanza storica e si cerca in qualche modo di recuperarne il senso proprio attraverso un approccio artistico. Si è scelto coraggiosamente l'idea dell'arte contemporanea, quindi 16 giovani artisti locali e comunque insomma della zona più o meno, che hanno reinterpretato l'albero di Natale. Analoga che vede sempre l'intervento di 10 artisti contemporanei ai quali si è chiesto di lavorare sull'idea di augurio natalizio, quindi 10 biglietti d'auguri che sono arredo urbano di Borgo Altinate, sono installati in diverse modalità, da bandiere che seguono le luminarie, ad installazioni invece all'ingresso proprio del Borgo Altinate, e possono essere anche questi votati a raccolta in un info point in via Altinate 47. Questo è l'inizio di un nuovo percorso, speriamo sia solo un inizio perché buttiamo le basi per poi iniziare un progetto culturale che il Borgo vorrebbe portare avanti in futuro. Si cerca di dare una spinta in più all'arte contemporanea, ai giovani artisti locali. Un evento, credo, che come quello di Via Altinate, quindi ad Ante, che non possa che far piacere alla città, alla via stessa, ai commercianti, come dicevi tu. È un esempio positivo che andrebbe seguito, perché sta lavorando ormai da parecchio tempo per affermare l'idea della città, un recupero di una delle aree più importanti anche storicamente. Lo spirito è quello di confrontarci con questa iniziativa rischiosa, ma da condividere con i padovani. Siamo disponibili per farne molte altre. Questo per far vedere che il Borgo
e iniziare col borgo un nuovo percorso, un percorso culturale, non solo un percorso commerciale.